Stavolta i gol della premiata ditta Banegas-Palumbo portano 3 punti pieni al Francavilla. Nel recupero del Pirani di Grottammare è tutto facile per i giallorossi del presidente Candeloro, che controllano la partita al cospetto di un Monticelli praticamente inoffensivo e con un gol per tempo si portano a casa la partita, issandosi a -1 dalla zona playoff. Rispetto alla gara di Castelfidardo, Iervese toglie Milizia e Di Pietrantonio, si affida ai rientranti Sembroni e Mele e conferma Fargione tra i pali. Giornataccia per Momo Fofanà. Da un lato viene pubblicato il comunicato che ufficializza la mega squalifica fino al 14 aprile dopo i fatti di domenica scorsa. Dall'altra, durante il riscaldamento, l'ex lanciano si fa male. Al suo posto, dentro Zerbo, nel Monticelli out Capitan Sosi e Bracciatelli, c'è l'ex Guido Galli al centro dell'attacco. Primi minuti in equilibrio, anche se il Villa si fa preferire nel palleggio, pur su un campo in pessime condizioni. L'ex Galli impegna Fargione con un destro dalla distanza al 18esimo. Al 21esimo risposta del Francavilla, Baba sfiora il pallone da azione d'angolo, palla fuori. Al 23esimo il Francavilla passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Banegas colpisce il palo sotto misura, raccoglie Baba che conclude, Aloisi colpisce col braccio. Calcio di rigore concesso da Mulas di Sassari. Dagli 11 metri Banegas spiazza Marani e porta in vantaggio il Francavilla. La reazione del Monticelli è stentata ed è tutta nella conclusione della distanza di Margarita di poco fuori. Nel finale di tempo il Villa si rifà apprezzare, Palumbo e Banegas continuano a intendersi a meraviglia, l'argentino conclude alto. Al 44esimo Zerbo sfonda a destra e mette dentro, ma nessuno dà la zampata risolutiva a pochi metri dalla porta. Ad inizio ripresa il Francavilla perde Baba Youssef dopo uno scontro di gioco al 10esimo, al suo posto Di Renzo, e al 13esimo il Villa chiude la gara, azione insistita, una serie di conclusioni verso la porta finché la sfera arriva sui piedi torridi di Coco Palumbo, che fa centro. Continua a correre il tassametro da doppia cifra per il centrocampista col vizio del gol. La partita di fatto finisce qui. Della reazione del Monticelli neanche l'ombra. E anzi, al 39esimo e al 43esimo il Francavilla va vicino al tris, prima con alcuni tiri a ripetizione nei pressi di Marani, poi col tentativo del neoentrato Milizia. Finisce dopo 5 minuti di recupero e il Francavilla proseguirà la rincorsa playoff domenica ospitando la Recanatese. Sì, era una partita che temevo tantissimo perché il Monticelli ultimamente ha sempre fatto bene, poi anche con le squadre importanti hanno fatto risultati, buonissimi risultati, quindi è una partita che temevo. Sono contento perché è l'11esimo risultato utile e la squadra gioca bene, è la cosa che mi interessa di più. Adesso riusciamo anche a concretizzare quello che creiamo. Penso che questa sia la strada giusta, ma non avevo dubbi. State vagliando la possibilità di un ricorso per la squalifica di Fofanà? Assolutamente sì, perché credo 8 giornate di squalifica penso che siano eccessive. Veramente facciamo fatica a digerire questa notizia, perché già Momo non l'abbiamo avuto per 4 mesi, adesso sarà fermo per 8 giornate, che credo che per noi sarà, no credo, sono sicuro che per noi è un danno grandissimo. Speriamo di ricorso, lo faremo sicuramente, speriamo di ottenere almeno una riduzione importante che ci possa permettere quantomeno di averlo fra un mesetto massimo. Sì, il Francavilla ha meritato di vincere, Monticelli ha fatto la più brutta partita dell'anno, probabilmente c'è da capire se questa prestazione nasce dal fatto che i ragazzi non sono riusciti a recuperare le partite troppo ravvicinate che abbiamo fatto. Voi sapete che questa è la quarta in 2 settimane, voi sapete che da noi il carnevale probabilmente è la festa più importante dell'anno, avendo tanti ragazzi locali probabilmente qualcuno sarà da divertire, perché credo che oggi proprio mancava la gamba e mancava la testa, pur essendo per noi una partita come sappiamo tutti determinante.